Ditemi voi come si fa a resistere ad una tin da 100 grammi così. È tabacco da pipa, è dolce, c'è scritto proprio bene, il fumo uccide, smetti di subito di fumare, chiama qui, chiama là, quindi ragazzi non fumate, ma io sono un appassionato totale, e su questo canale troverete parecchi video inerenti a pipe, sigari, fumare, consigli e quant'altro, quindi vi chiedo di lasciare un like, di iscrivervi, di sostenere il mio canale Job Pipe, di tifare per zio Job e condividere questi video con amici, magari anche nei gruppi. Comunque, sono rimasto affascinato dalla bellezza di questo Rat Race London Ale. Sapevo benissimo che era un aromatizzato, sapevo benissimo che costava una quarantina di euro, 39,50 per 100 grammi, ma non avevo proprio idea del tipo di aroma che potesse avere. Era solo bello, già che c'ero ho preso anche lo Scottish e lì vado a fumare ormai nella mia solita Bud of Titania. Lo stappo. Ah, oh, che belli, questi sono i momenti più belli, non più belli, i momenti belli di fumare la pipa. Cocco si sente. Cocco, rum, fagioli e noci? O noci di cocco? Non lo so, non lo so. Eccolo qua. Guardate com'è compattato. Le foglie sono dei Virginia dorati, dei Virginia un po' più scuri, e del barley e le nere del Black Cavendish. L'aroma è veramente, veramente, ma inebriante a dire poco. L'umidità non è eccessiva, anzi, secondo me è già bello che è pronto per essere caricato e fumato. Il taglio è fine, anche se alcuni pezzi sono un po' più grossi, altri no, però la consistenza è proprio fine, molto fine al tatto, e quindi non credo che ci sia bisogno di sminuzzare. Però ci sono parti, per esempio se caricate come queste foglioline così raggruppate, che qualche piccolo disagio ve lo possono dare. E allora io do due giri di grinder veloci in maniera tale che faccio tutto un taglio più omogeneo, faccio veloce proprio così, giusto da dare una leggera sminuzzata, va un pochino già meglio, mo lo carico. Quando caricate la pipa non pressate sul fondo, mai, mai troppo pressato. Scegliete i pezzi un po' più grossi da mettere sotto, li lasciate praticamente cadere. Io non sto premendo, sto solo appoggiando il tabacco giù. Mano a mano che salite un pochino più di pressa, pressate un po' di più. I pezzi, mano a mano che salite, scegliete quelli sempre un po' più fini. No, adesso un po' di umidità, questo tabacco ce l'ha. Probabilmente la prima fumata mi risulta un po' più ostica perché è un po' bagnato. E poi vai su. Adesso ne metto ancora un po', a occhio e croce ci siamo. I pezzi più fini, finali, veramente, se riuscite a fare come le briciole, per esempio adesso vi faccio vedere le bricioline, di lasciarlo un po' proprio più fine, scegliete proprio le parti più piccoline, se le mettete sopra riuscite dopo ad avere un'accensione più facile. Non ho pressato tantissimo, il tabacco è umido, quindi lo lascio un po' più lasco. Eccoci qua, siamo un po' alle conclusioni. Ci ho fatto un paio di fumate, sempre nel fornello Titania. Cosa dire di questo tabacco? Innanzitutto che sì, la sua dolcezza si sente, le sfumature, le note del cocco sono leggere,
di supporto, leggeri retrogusti, bisogna anche andarle un po' a cercare, non sempre persistenti, però ci sono. A tratti ha qualche nota un po' caramellata, ad altri un po' vanigliata, e si sente però effettivamente una bella qualità di Virginia, soprattutto i rossi scuri e il barley, che dà questa nota proprio di nocciola, di noci, che sfumate, mi pare che davvero sfumate con quel Virginia, con questi Virginia, si arrivi forse a ipotizzare quel sapore come viene descritto, che sono dei fagioli. Non ne ho idea se è proprio un sapore di fagioli, anche perché non saprei che razza di sapore è. Fatto sta che tra gli aromatizzati l'ho gradito, soprattutto perché a tratti mi ha ricordato un po' un naturale aromatizzato sfumato. Non bisogna pressarlo troppo, un po' di preparazione di questo bel tabacco va fatta, perché preso e fumato lo fumi, ma se è un po' umido può arrivare a surriscaldare, si compatta anche tanto, perché qualche pezzo un po' grosso, poi sottile, può creare un po' di disagio. Se lo preparate un po', lo fate un pelo asciugare, caricate soprattutto la base della pipa un po' lasca, serena, riuscirete fumando con più tentativi di correzione di fumata, pressando un po' di più alla volta, riuscirete a tirar fuori il meglio, perché troppo compattato tende un pochino più a scaldare e non a lasciare sapori cattivi, ma un po' meno dolci, cioè prende come se prendesse un po' più corpo livello naturale, un po' meno corpo livello aromatico, e non è proprio la super armonia. La super armonia è quando sta abbastanza lasco e pressato bene, e allora entra in gioco di tutto, dal cocco alla vaniglia, le noci soprattutto. Ma l'idea di doverlo consigliare un po' mi spaventa, perché effettivamente 40 euro 100 grammi in Italia non lo so se lo consiglierei, non mi interessa onestamente, a me non è dispiaciuto, me lo sono fumato volentieri, due cariche consecutive, zero pizzicori, zero raschiori, ok, so fumare, però alla fine meno peggio di altri, meno buono di altri ancora, non lo so. Se l'avete fumato scrivetelo, ma secondo me non l'avete provato, perché costa tanto ed è un rischio queste cifre, e vi capisco. Il box era bello, ho deciso di prenderlo, l'ho preso, me lo sto abbastanza godendo, buona lì, dai. Ci vediamo per i prossimi video, rimanete connessi, iscrivetevi. Una sniffatina la do ancora. Ha sniffato, è dolcissimo. Infumata, sì, ma è anche abbastanza naturale, non male sotto certi punti di vista.